Trova gli angoli di un triangolo isoscele sapendo che il perimetro è 72 centimetri e la base 32 centimetri. Disegniamo il trapezio isoscele, direi in maniera classica. Quindi il primo dato del problema è che ABC è un trapezio isoscele. Sappiamo che tra le proprietà alfa uguale beta, AC è uguale a BC, questo è l'angolo gamma, l'angolo al vertice. Allora, vediamo di scrivere i dati. A parte questo, scriviamo che il perimetro, questa volta che ci viene dato, è in tutto 72 centimetri. E poi ci dicono anche che la base AB misura 32 centimetri. Allora, direi di, intanto come al solito fanno sempre, facciamo l'altezza CH relativa alla base, non è proprio perfetta, ma che, non è, che anche, bisettrice ma anche mediana. Quindi direi subito di, allora, sfruttiamo un attimo i dati che ci danno. Allora, intanto direi che se AB è 32, possiamo già scrivere che HB e AH sono le metà, quindi HB è 16 centimetri. Che probabilmente applicheremo ai triangoli rettangoli CHB che sono congruenti a OHB i teoremi sui triangoli rettangoli. Poi però abbiamo il dato del perimetro. Noi sappiamo che il perimetro di un triangolo isoscele è AB più due volte BC, per esempio. Ma AB noi lo conosciamo perché è 32 centimetri. Quindi guardate subito che trovo che 72 è uguale a AB che è 32 più due volte BC che è la mia incognita. Va bene? Il segmento, il simbolo del segmento lo metto oppure no, non cambia niente. Quindi ottengo che portando il 32 a sinistra, ottengo che 72 meno 32 che fa 40 è uguale a 2BC. Ho trovato che quindi BC è 40 mezzi. Quindi BC, ma direi anche AC misurano, rispettivamente sono uguali, perché il triangolo ABC è isoscele, 20 centimetri. Beh, a questo punto vedete che per determinare gli angoli, perché ci parlano di angoli, quindi alfa e beta sono gli stessi, l'angolo alla vertice gamma dovremmo determinarlo, partiamo con i teoremi sui triangoli rettangoli. Cominciamo a determinare beta, considerando il triangolo rettangolo BHC, ovviamente rettangolo in H, nel quale possiamo dire che ad esempio, HB, un cateto, è pari al lato dell'ipotenusa, BC, per il coseno dell'angolo adesso adiacente, per esempio. Quindi, il coseno di beta, attenzione, è pari al rapporto fra HB e BC, cioè pari a 16 fratto 20. Dividendo per 4, sia 16 che 20, otteniamo un 4 quinti. Abbiamo trovato subito che il coseno di beta è 4 quinti. Per sicurezza, togliamoci anche il seno di beta. Ovviamente il seno di beta sarà 3 quinti, perché, guardate, se li sommo al quadrato, per la prima relazione fondamentale della trigonometria, la loro somma mi deve dare 1. 16 venticinquesimi più 9 venticinquesimi è 25 venticinquesimi, 1. A questo punto possiamo allora dire anche che seno di alfa è 3 quinti, coseno di alfa è 4 quinti. Poi ovviamente, visto che ci chiedono gli angoli, faremo l'arco, ad esempio, non so, l'arcoseno di 3 quinti, lo faremo dopo. Ma a questo punto il discorso è presto fatto, perché abbiamo determinato alfa e beta, che sono per esempio alfa è l'arcoseno di 3 quinti, beta è l'arcoseno. Sì, ovviamente, alfa sarà l'arcoseno di 3 quinti, così come anche beta. Ma dobbiamo determinare l'angolo al vertice gamma. Noi sappiamo però che, guardate, l'ampiezza di questo angolo è proprio la metà di gamma, perché
sappiamo che l'altezza di un triangolo isocele è anche mediana, ma è anche bisettrice, che ha la proprietà di dividere in due parti uguali quell'angolo avente C. Quindi, per esempio, possiamo dire che se questo lo indichiamo con gamma mezzi, per la solita formula di bisezione, il seno di gamma mezzi, lo ricordo, è più o meno la radice di 1 meno, in questo caso, il coseno di gamma diviso 2, formula di bisezione che dovremmo conoscere sicuramente bene. Il coseno di gamma non lo sappiamo, ma lo possiamo determinare dicendo, per esempio, che allora, il coseno di gamma non lo conosciamo. Come potremmo determinarlo? Beh, potremmo determinarlo ad esempio dicendo che HB, applicando sempre al triangolo CHB, il primo teorema del triangolo dei rettangoli, HB è, per esempio, il prodotto dell'ipotenusa BC per il seno dell'angolo gamma. Ovvero troviamo che il seno dell'angolo gamma è HB sicuramente fratto BC. Il seno di gamma. Ma guardate un attimo cosa abbiamo trovato. Ovviamente cateto è uguale a ipotenusa per il seno dell'angolo opposto, mentre prima ho scritto HB uguale a ipotenusa per il coseno dell'angolo adesso adiacente. Ovviamente seno di gamma mezzi, eh? Seno di gamma mezzi, ovviamente ho scritto seno di gamma, ma è seno di gamma mezzi, quindi non c'è nemmeno bisogno di applicare la formula di bisezione. L'ho scritta qua, ma tranquillamente non ce n'è bisogno, anche perché potevamo anche, facciamo così, o da qui facciamo, visto che la somma degli angoli interni di un triangolo è 190 gradi, questo è 90 più beta che conosciamo, e troviamo gamma e poi troviamo, è uguale. Io in questo caso direi che applicando questa troviamo che il seno di gamma mezzi, che poi è questo, ma è anche questo, è HB su BC, cioè è, attenzione, 16 su 20. Nuovamente 4 quinti. Il seno di gamma mezzi. Quindi vuol dire che a questo punto possiamo calcolare l'ampiezza degli angoli con gli archi. Allora, troviamo subito che alfa è uguale beta è uguale ad esempio all'arcoseno di 3 quinti. Quindi i due angoli alla base che sono uguali li troviamo ovviamente con la calcolatrice. Troviamo che seno alla meno 1 dobbiamo mettere di 3 diviso 5. Viene un 36,87 gradi, che peraltro è proprio quello che ci mette il 36,9. Quindi arrotondiamo in effetti. 36,9 gradi. Questa è alfa e beta, quindi alfa uguale beta uguale 36,9 gradi. Manca gamma. Allora, noi sappiamo, beh, per trovare gamma troviamo gamma mezzi e poi lo moltiplichiamo ovviamente per 2. Basta fare in questo caso l'arco seno di 4 quinti. Quindi sempre seno alla meno 1 della calcolatrice di 4 diviso 5. L'arco seno di 4 quinti è un 53 13, che se moltiplichiamo per 2 ci dà un 106,26, che non a caso infatti è un angolo maggiore di 90 gradi, visto che quello dovrebbe essere tutto quello un angolo ottuso. Io l'ho fatto acuto, ma sappiate che è ottuso. In effetti anche il testo appunto ci parla di 106,2. 106,2 gradi è l'ampiezza dell'angolo gamma. Ripeto, da qui ho trovato gamma mezzi, l'ho moltiplicato per 2 e ho ottenuto gamma. Abbiamo risolto facilmente anche questo facile problema.